Cosa c'è di peggio, ragazzi? Il cielo bianco. Pioggerella e freddo. Il mio furgone, raga. Bianco, in bianchino. Però di bianco comunque c'è qualcosa di bello. Quello è uno spoiler. Ops! Lei è bianca, ma è molto bella. Spariamoci subito un bel sound check da dentro il furgone. Adesso però andiamo veramente a provarla. Allora, siamo venuti da Matt Guada, raga, come ogni anno, il suo Invitational. È proprio un evento ludico che fa così per festeggiare la fine stagione. Puzza di merda, tra l'altro, non c'è puzza di due tempi adesso. Allora, vedi, io ormai ho moto bianca, furgone bianco, guarda qua. Vestito nero, no, bianco. Beh, comunque siamo venuti qua a inaugurare un po' la motina nuova e a salutare dal furgone bianco. Perché, ragazzi, verrà completamente rivrappato e colorato. Adesso ci dobbiamo vestire perché dobbiamo entrare per finalmente sporcare questa moto bianca. Tutto rigorosamente bianco. Ma non ha senso, dai, ma è una merda unica. Ma che cos'è? Ma no. Svezzato in bici con il Rampage. Svezzato in moto dopo un anno con la gamba ancora sifula. In queste condizioni, in dirt, ho fatto backflip al primo giro. Proviamo di qua, raga, perché hanno fatto un fettucciatino. Madonna, proprio a campo arato. Ok. Addio. Meglio di qua comunque, seppur sia un campo di patate. Addio. A few moments later. Si è rotta la moto elettrica. Metto il piede sulla pedana e ti spingo. Sì, sì. Ma che succede? Porca. Adesso funziona. Come ha fatto sta roba? Li ha fatti troppo delicati, secondo me, i cavi, troppo leggeri. Se vi faccio vedere. Vai. Scappa, cazzo! No. Oh! Che dura. Allora, un tempo la mia moto era bianca, adesso è color merda. Madonna. Tutte le volte che vengo qua comunque cementata, tutte le volte. Pista da cross oggi non ha assolutamente senso. Io con la mia gamba ho preso già due rischi già adesso. Di lì invece ancora nel fettucciatino ci sta. Però vabbè, era giusto per inaugurarla, perché lasciarla pulita. Adesso entro anche col furgone giusto per sporcarlo un po'. Bene. Nel canale, eccolo! Nel canale! Mi hanno convinto a fare la gara di partenza, ragazzi. Sulla mano destra! Tutti sulla sinistra! Acqua Jim! Ci siamo! Trasparo! Moto sporcata, furgone prima già cagare, andiamo a rappare. Direzione Frappla. Raga, a breve questo furgone da imbianchino non sarà più un furgone da imbianchino. Sì, per chi segue il mondo di YouTube motore, praticamente l'avete già riconosciuto. Siamo da Vraplab, paradiso per le pellicole e i wrap, non i burriti. Ragazzi, si trovano mezzi di ogni colore e tipo. Come si può vedere da questo furgone specchio blu o da questa M2 incredibile. O comunque si trovano sempre mezzacci di ogni genere. Abbiamo qui Leo di Vraplab. Buongiorno. Loro credo che sono centro di wrap più famoso su YouTube. Li ho contattati, raga, perché chiaramente l'avete visto all'inizio del video, cioè mi hanno veramente rotto le balle di avere il furgone a imbianchino. Però da un anno non si può andare in giro così. Ho sempre avuto paura di essere riconosciuto. Magari lo wrap, me lo aprono perché vedono che sono io, dico di altro. Se vogliono comunque quello lo fanno a priori. Esatto, quindi io non sono assolutamente esperto di macchine. Ho visto un po' di video. Sostanzialmente come avviene un wrap? Allora, ci sono dei passaggi ben definiti da tenere. Quindi prima un lavaggio. Una volta che viene lavato,
lavato, andiamo a smontarlo, a prepararlo. Applicazione, controllo. Adesso vi daremo un paio di foglierini per farvi capire come andremo a farlo. In realtà non sarà il progetto definitivo. Esatto, noi lo terremo sobrio di base e caffone dopo. Esatto. Non diciamo altro. Ok, perfetto. Per il colore di base abbiamo scelto questo grigio opaco, simil Mercedes. Andremo a rivestire tutto il bianco, questo colore, molto meno sporchevole del bianco. Per lavarlo come funziona? Sconsigliabile il rullo. Sono già contento perché pensavo sconsigliabile lavarlo. Ho detto perfetto. Perfetto. Non abbiamo finito, ragazzi, perché è vero, cioè non volevo farlo cambiargli solo il colore, come vi ho detto. Qui, raga, abbiamo una pellicola che voi adesso, mi spiace, ma vedete, non colorata. L'effetto mi sa che si vede anche se è in bianco e nero. Quindi potete un po' immaginare, come non vogliamo spoilerarvi subito tutto, dovete vedere il video fino alla fine per capire come verrà il furgone. E soprattutto anche io sono curioso perché non so esattamente tutto quello che metteranno. In realtà rimane un piccolo problema su tutto il furgone, cioè il cerchio, perché dopo il wrap questo colore secondo me non matcherà così tanto. Verniciarlo non lo so, devo capire se comprare un cerchiettino nuovo per il furgo. Raga, siamo comunque in provincia di Bergamo, come un nuovo. Facciamo un giretto dentro il wrap con Leo, così ci fa vedere un po' com'è strutturata tutta la zona. È ancora in corso d'opera. Questa è la macchina di cortesia. Appunto facciamo tutto ciò che è inerente a detailing, girature, nanotecnologia, ornamento vetri. Quindi diciamo uno spazio un po' asettico dove andare a fare lavori un po' più difficili. Su Instagram ho sempre visto questa zona piena di macchine, sempre incastrata. Qui è dove avviene la magia e dove vedete tutti i nostri video. Zona dell'officina. Abbiamo un ponte, settimana questa arriverà un altro ponte. Wrapping, grafiche aziendali. E aspetta, la parete è wrappata, giusto? Io lui lo conosco. Qui invece siamo negli uffici, dove completamente wrappato. Questo non l'avevo neanche notato. Okay. Con grafiche stile GTA. Poi abbiamo studiato la grafica. Ultima zona, raga, magazzino delle pellicole. Questi sono plotter. G2 VG3, quindi le ultime due versioni per Nintendo. Vanno costantemente tutto il giorno. Di qua invece tutta la zona magazzino. Cioè, quando voi realizzate tipo una grafica su misura del genere, tipo per un camion, cioè i camion sono grossi, più largo del plotter il camion. Cioè, generalmente la parete che abbiamo visto sopra è 8 metri, non abbiamo 8 metri di plotter. Ah, quindi è divisa sostanzialmente. Io non ho notato le divisioni. Avrei due domande che potrebbero metterlo in difficoltà. Quanto dura una pellicola? Una distinzione fra durabilità e garanzia. Il nostro fornitore ci dà 2 anni come garanzia colore. Se la macchina rimane per 2 anni sotto il sole costantemente, la vi sotto rulli, non è mai in un garage, tutto quanto, dopo 2 anni probabilmente il colore è leggermente cambiato, quindi non devi andare magari a riverniciare solo la portiera ma tutta la fiancata. Stesso concetto del wrap, quindi garanzia colore di 2 anni, voglio dilungare di troppo, no, ma è giusto dirlo. Mentre appunto per quanto diciamo rente alla durabilità, abbiamo da 5, 6, 7 anni tranquillamente con lo stesso wrap. Esatto. Seconda cosa che io mi sono chiesto, tipo in questo caso come fai a, cioè, wrappato anche dentro l'angolo? Il concetto del wrap è proprio quello, rendere macchina, un furgone, quello che va a wrappare, di un altro colore dall'esterno. Quello che dobbiamo cercare di fare è coprire tutti quelli che sono gli spigoli. Se tu apri questo cofano è coperto proprio fino a lì, un millimetro dentro, okay. È bianco. I tagli che andiamo a fare sono sempre studiati, non sono praticamente mai sulla carrozzeria diretta. Tu guardi, tutti gli spigoli sono coperti. Cioè raga io da fuori non riesco a vedere il colore originale del furgone in questo caso, cioè io non si vede assolutamente. È quello che mi fa impressione, cioè nel senso l'unica cosa che mi diceva Leo è che chiaramente sulla portiera poi rimane, si vede il colore interno vecchio del furgone, ma è una cosa che poi si può fare. Sì, ne vale la pena. Esatto. Adesso gli lascerò qui il furgone per circa una settimanina. Tanto raga, c'è qui il buon Edo che supervisiona un po' tutti i lavori, quindi mi posso fidare al 100%. È passata una settimana, il furgone è pronto e io mi sono raffreddato di brutto. Non mi hanno assolutamente mandato nessuno spoiler. Però raga, abbiamo già messo su i cerchi nuovi. Allora? Posto? Bene, bene, te? Posto. Qui davanti, cazzo. Io sono carico, assolutamente. Avevo timore che il telo non coprisse fino in basso, detto. Lo tiro via con una mano così viene? Ok. Allora, ce l'abbiamo qui davanti. Vado? Quando vuoi. Madonna. Questo cazzo di viola spacca un botto, eh. Questa qua è fighissima questa. Questa è veramente. Hai detto bene, ha notevolmente cambiato faccia. Madonna. Comunque sto cazzo di viola spacca un botto, eh. Questo furgone, raga, è una mina vagante. Questo
Questa è la prima volta che lo sto guardando a luce naturale e cambia totalmente, raga, il colore di base soprattutto rispetto a come l'ho visto da loro. È veramente una bomba, raga. Le piace? Il furgone? Il furgone? No, ma il colore era, io dicevo il colore. Ah, non le piace, ok. Ficco sempre nelle situazioni più cringe possibili del mondo. Sempre brio nella vita, ragazzi. Principalmente l'idea: logo davanti piccolo, logone dietro grosso, per riempire un po' questo grigio. Di fianco loro mi hanno proposto di mettere questa linea. Mi manca qualche dettaglietto viola. Devo dire che l'idea di fare logo viola con il dettaglio lucido e anche il resto delle griglie nero lucide che vanno a riprendere il nero lucido di questo coso di plastica che non ho come si chiami, maniglie nere lucide verniciate, e in più chiaramente, come vi avevo detto, volevo cambiare i cerchi. Loro sono stati gentilissimi perché hanno contattato loro Tempo Pneus, mi hanno trovato i cerchi, mi hanno fatti montare, calibrare, bla 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 bla. In descrizione, ragazzi, vi lascio assolutamente tutti i riferimenti, contatti, pagina di Instagram di Wraplab. Andate a seguirli perché sono stati veramente gentilissimi. E soprattutto sono ragazzi giovani, alla mano, e si stanno veramente impegnando nel loro business. Ora, per vedere se il furgone non è troppo zarro, anche perché se facessi fare la reaction ai ragazzi del park, apprezzerebbero. Ma la vera reaction sarà quella dei miei genitori. Sono tre separate sedi. Guardalo lì. Nonno 1, nonna 2, meno nonna. Il simbolino della Ford è viola. Hai visto? Allora cosa dici? Cambiato colore, bellissimo. Hai visto? Bello. Guarda dietro, vai dietro. Bello. Oh. Bello questo. Cos'è che stai riprendendo te? Sì. Prendo la tua faccia o... Ah, oh, anche te. Che la mia faccia. Controllo qualità. Bello, bravo. Sapessi di riprendere solo tu. Hai visto i cerchi? Vabbè ragazzi, avete visto una reaction vera dai miei genitori, non è una reaction da youtuber come facciamo. Però hanno apprezzato molto bene, che non hanno detto che è troppo zarro, perché è fondamentale il parere dei genitori, che dicevano che era troppo zarro. Era troppo zarro. Niente raga, adesso se mi vedete in giro di sicuro mi potete riconoscere, perché non abbiamo più il furgone del bianchino. Bella.